di Cava dei Tirreni, Libri in Città. Che cosa significa questa iniziativa? Questa iniziativa è volta a favorire la lettura dei libri. La nostra associazione da 31 anni organizza il premio letterario Città di Cava dei Tirreni, un premio che prevede la sezione narrativa edita. Moltissimi libri che in genere partecipano anno per anno alla nostra iniziativa, e tanti libri nel nostro archivio. Noi in genere li abbiamo sempre dati alle biblioteche delle carceri o alle biblioteche del nostro territorio. Questa volta abbiamo pensato di andare oltre, abbiamo pensato di raggiungere direttamente le persone e quindi di dare la possibilità a tutti di leggere i libri degli autori che partecipano al nostro premio, per favorire la lettura ma anche per dare delle chance agli autori di farsi conoscere nel nostro territorio. E quindi Libri in Città, un'iniziativa organizzata con il contributo e con l'aiuto della Confesercenti di Cava. In che cosa consiste? Consiste nell'offrire i nostri libri, di metterli a disposizione di coloro che frequentano i centri estetici, frequentano i pub, i bar, frequentano gli studi dei medici, dei commercialisti, insomma frequentano tutti i posti in cui ci sono dei tempi di attesa. Allora perché non favorire che invece di leggere i rotocalchi, quindi offrire delle alternative alle letture dei rotocalchi, con un libro? Alcuni libri sono piccoli e si riuscirà a leggerli in poco tempo, ma per altri libri che sono più lunghi, se chi li legge a piacere può portarli via, può portarli con sé e continuare la lettura. Poi se vorrà, quando avrà finito di leggerli, potrà riportarli dove li ha trovati in modo che anche altri possano leggerli. Ci aspettiamo in questo modo che la lettura sia sempre di più amata e soprattutto che sia sempre più amata. Stamattina siamo qua a fare una manifestazione per il commercio, che può sembrare un po' lontano, ma negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, la Confesercenti di Cava e quella della provincia di Salerno stanno molto vicine agli eventi culturali e quelli associati. Domenica scorsa abbiamo fatto Family Day, oggi siamo qua a fare quest'altra grande manifestazione e per portare un po' di portare cultura sia all'attività commerciale e sia ai nostri Enrico Bottiglieri, presidente provinciale Confesercenti. Libri in città è una cosa importante perché dobbiamo imparare che la cultura fa parte sia della nostra natura umana, e dobbiamo ricordarci anche un'altra cosa, che la cultura può essere anche un business, può essere un business sia da un punto di vista della tipografia, sia da un punto di vista della vendita del libro, sia da un punto di vista della cultura di un paese, che per noi è molto importante. Perché sì, è un'iniziativa che l'IRIDE, l'Associazione Culturale Metelliana, propone per incentivare la lettura a Cava dei Tirreni, lo fa anche attraverso la collaborazione con la Confesercenti e la vicinanza dell'amministrazione comunale. Sì, è una bella iniziativa. Cava è sempre stata una città di cultura, ma devo dire negli ultimi tempi sta avendo un po' di problemi. Non a caso non si trovano più librerie nella nostra città, il che vuol dire che l'attenzione dei nostri lettori è un po' andata scemando, per cui queste iniziative sono importanti e poi partono da un premio molto consolidato, qual è il premio IRIDE, che attira nella nostra città tantissimi scrittori, case editrici da tutta Italia, ed è dunque un'iniziativa particolarmente qualificata. Anche l'amministrazione sostiene questa iniziativa e intende nel prossimo futuro organizzare ulteriori attività proprio per richiamare l'importanza della lettura. Già l'abbiamo fatto con questo corso apprendista lettore in cui il nostro concittadino Peppe Basta, ottimo attore, ha insegnato alle nuove generazioni come leggere con espressione. Devo dire è stata un'iniziativa che ha riscosso tantissimo successo, ma quella di oggi va appunto in questa direzione, e ringrazio davvero di cuore Maria Gabriella Alfano, che è persona impegnata su tanti fronti, anche il nostro presidente dell'Ordine degli Architetti, ma che non dimentica mai la sua passione per la cultura, dando un proprio contributo importante alla crescita appunto della cultura a Cava dei Tirreni.